carriera allenatore fiorentina. Andiamo a vedere quale posizione di classifica occupa la nostra squadra. Ecco il calendario delle partite di questo episodio. Andiamo a vedere le formazioni delle squadre. Il teatro dei sogni, l'Old Trafford, che fa da sfondo bellissimo per il match di oggi. Amici appassionati di grande calcio, ben trovati da Piero Gipardo e Lele Adani. Torneo precampionato che prosegue con la seconda giornata della fase a gironi. Si affrontano Brighton e Fiorentina. Seconda partita della fase gironi. È importante non lasciare punti per strada, se si punta al passaggio del turno. Lascia stare che è un amichevole. Questi tornei sono molto utili per testare la condizione della squadra. Bisogna mettere minuti importanti nelle gambe e poi comunque c'è una coppa in palio per il vincitore. Accompagnano l'azione. Conclude a rete. Portiere chiamato in causa qui. Attacca la viola lateralmente. Prova con questo filtrato, può nascere qualcosa. Difensore che ferma tutto, sfuma il tentativo avversario. Alexis. Cerca il tiro, si distende il portiere e salva questa conclusione. Intervento non particolarmente impegnativo, ha avuto tutto il tempo per prepararla a questa parata. Crossa nel mezzo. Attenzione, ed è calcio di rigore. Passaggio importante del match. C'è il gol, freddissimo dagli 11 metri. Rigore trasformato con freddezza, abbia fatto il portiere con un tocco sotto, come solo i grandi fuoriclasse sanno fare. Milenkovic deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. Prova col lancio lungo. Occhio al volo, palla in rete, trova il gol più due, vantaggio che comincia a farsi importante. Portiere sorpreso su questa conclusione, eh? Da rivedere il suo piazzamento, non ha protetto bene la porta. Lo evidenzia anche questo replay. Finisce la prima frazione a Old Trafford, squadre che rientrano negli spogliatoi. Questo giocatore è certamente tra i protagonisti del match e sta creando parecchi problemi alla difesa avversaria. I numeri non mentono, il campo dice la verità. Ha impegnato più volte il portiere e ha segnato anche un gol. Se prende fiducia sono dolori per la difesa. Stanno facendo parecchio fatica a prendergli le mani. È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui ad Old Trafford. Si coordina e va. Sono andati a un passo dal gol del meno uno. E qui è stato sfortunato. La palla non è passata troppo lontana dalla porta. Ha molto spazio per andare. Pallone importante per provare a riaprire la gara. Il portiere si oppone bene a questo tiro. Possesso recuperato in zona pericolosa. Ha scelto la potenza, ma tiro finito sul fondo. Non capisco perché questa soluzione. Se lo starà chiedendo anche lui, vedrai. Si affidano a forze fresche. C'è la sostituzione, abbandona il terreno di gioco.
Occhio all'occasione per riaprire il match. Intervento provvidenziale, ha tolto la palla dalla porta. Gran palla dentro. Cercano di raddrizzare il risultato, ma la conclusione termina di poco fuori. I due gol di svantaggio iniziano a pesare, Pier. Devono cambiare qualcosa se vogliono sperare almeno di pareggiarla. Trossà. Ed eccolo il gol, che con ogni probabilità chiude il match. Questo gol merita di essere rivisto, è per far vedere come si calcia la palla. Potenza, precisione, c'è tutto in questo tiro. È in posizione di tiro, i tifosi glielo chiedono. Finisce il match, formazione ospite che deve lasciarsi al più presto alle spalle questa sconfitta. Difficile commentare un risultato di queste proporzioni. È evidente che hanno sbagliato completamente la partita. Ciò che non è altrettanto chiaro è come intervenire per evitare che si ripeta un disastro del genere. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. È stato autore di una prestazione sicuramente positiva. Il gol è la ciliegina sulla torta di una prova che premia il lavoro suo, ma anche della squadra. Andiamo a vedere i dati e le statistiche della partita. Il possesso palla. Le ammonizioni. I falli fatti e ricevuti. Nella schermata successiva troviamo le valutazioni dei giocatori, con i gol e gli assist. Vediamo insieme chi è stato il miglior giocatore della partita. Andiamo a vedere tutti i risultati e la classifica della giornata di oggi. Vediamo con quali formazioni le squadre scenderanno in campo. Si gioca sotto la pioggia ad Anfield, clima assolutamente tradizionale da queste parti. Un saluto da Piero Gipardo e Daniela Dani, prontissimi in telecronaca. Terzo e ultimo impegno per loro nella fase a gironi di questo trofeo di preparazione che vogliono chiudere bene. Sfida che mette di fronte Fiorentina e Fulham. Ultimo impegno per loro in questa fase a gironi, vorranno chiudere con un bel risultato e questo darebbe sicuramente fiducia per proseguire al meglio la preparazione. Torneo che si sta rivelando anche un grande evento mondano, i tifosi hanno avuto modo di farsi fare tanti autografi dai giocatori e tutto quanto in un'atmosfera di festa che fa bene al calcio. Questo è l'11 titolare della Fiorentina per il match di oggi. Bonaventura insieme a Barak a centrocampo e una sola punta là davanti a reggere tutto il peso dell'attacco. Va via nell'uno contro uno. Attenzione, traversa, non è finita. Gioco che va avanti. Sfortunati nell'occasione precedente. Conclusione respinta dal palo. Sembrava fatta per il gol del vantaggio. È una delle stelle in campo quest'oggi. È bravo negli inserimenti, da dietro. Sa arrivare col tempo. Occhio, Piero, un'occasione grande questa. Hanno trovato subito il gol. Partita già caldissima. E qui possiamo rivedere l'azione del gol, una ripartenza da manuale. Ha preferito calciare con l'interno del piede piuttosto che di potenza, ha avuto ragione, e nulla da fare qui per il portiere. Cross in mezzo per Jovic. E il tiro finisce sulla traversa. Mitrovic. C'è spazio per lui. Traversa, palla ancora in gioco. Il gol che dà la situazione di parità. Hanno verticalizzato la perfezione in occasione del gol, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Non è dovuto nemmeno saltare per metterla alle spalle del portiere. Gioca in verticale Jovic,
Attento il portiere, non è finita. Pallone che viene allontanato, poteva essere un'azione pericolosa. Ha una grossa chance qui, attenzione. Ha fermato il giocatore che si era involato nell'uno contro uno. Ha reagito prontamente salvando porta e risultato. Palla in area di rigore. Non riesce a allontanare definitivamente. Buona l'idea dell'interno, ma la mira imprecisa. Arbitro che qui ad Anfield mette fine ai primi 45. L'arbitro fischia, comincia il secondo tempo qui ad Anfield. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Non si fa sorprendere. Può dare il vantaggio alla sua squadra. Super Gollini dice di no. C'è il cambio dunque per la Fiorentina. Prova il lancio profondo. La rete si riporta avanti grazie a questo gol. Eccolo, il replay del gol. E c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere la rete. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Grande parata questa! C'è il tocco corto, lascia partire il cross. Non ha dubbi qui l'arbitro, è calcio di rigore. Il rigore può valere la parità. Non sbaglia. Fischia la fine l'arbitro, parità dunque ad Anfield. È stato un match giocato viso aperto da entrambe le squadre. Hanno provato a vincerla fino all'ultimo, il pareggio mi sembra alla fine il risultato più giusto. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. Ha trovato un gol che pesa come un macigno, Pierre. Il pareggio porta la sua firma, peccato solo per quel legno che ha frenato una prestazione nel complesso assai positiva. Andiamo a vedere i dati e le statistiche della partita. Il possesso palla. Le ammonizioni. I falli fatti e ricevuti. Nella schermata successiva troviamo le valutazioni dei giocatori, con i gol e gli assist. Vediamo insieme chi è stato il miglior giocatore della partita. Risultati e classifica della giornata. Statistiche giocatori. Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist men. I giocatori della squadra hanno centrato un prestigioso obiettivo. Il tecnico ha saputo creare una squadra vincente e guidarla al successo. Migliore marcatore del torneo. Queste sono le statistiche della rosa della squadra. Possiamo vedere le presenze, le reti fatte, gli assist realizzati, i cartellini ricevuti e la media voto delle partite dei giocatori.
queste sono le notizie principali che riguardano la nostra squadra.